Ciao dolci unicorni, ho qui i nuovissimi Skiffidol Fluffy Sweet che sono usciti in edicola. C'è scritto super fluffosi e profumatissimi e io sono curiosissima anche perché ci sono tantissimi colori e c'è scritto che è praticamente una pasta fluffy, quindi dovrebbe essere uno slime barra pasta al costo di 3,50€ l'uno più il magazine. Quindi vado ad aprire lo scatolo e all'interno c'è infatti il magazine che si chiama Officina Publishing, che ve lo devono dare insieme allo slime, alla pasta, mi raccomando. Ed eccoli qui, guardate che colori, i colori mi piacciono tantissimo. E la particolarità di questo slime sono le confezioni, perché io le trovo troppo pucciose. Questa sembra tipo una crostata, poi c'è tipo la torta, poi il donut. Ci sono tantissime forme che mi piacciono tantissimo, ma adesso li andiamo subito a scoprire insieme. Voglio iniziare da questo qui, che è tipo un lilla e poi il giallo. Quindi lo vado ad aprire, ok, ok, ecco qui. Già lo possiamo prendere con le mani. Sembra tipo pesca, sembra una pesca, non so perché. Prendo prima questa colorazione, la vado a lavorare con le mani ed è tipo un giallo. Mamma mia che odore, fa tantissimo, tantissimo odore. Un pochettino ovviamente si è mischiato perché nella confezione tendono a mischiarsi, ma è normale. Che morbido. È morbidissimo, ecco, è tipo una pasta butter mista a uno slime, qualcosa del genere, sì. Ed è profumato, e questo qui profuma tipo di limone, agrumi, ecco, di agrumi. Poi più lo lavorate con le mani, più sto notando che diventa molto molto morbido e maneggevole. Quindi già, mi piace, li potete anche mischiare come volete voi. Vado a prendere l'altra colorazione che ha fatto tipo una bolla gigante. Vado a prendere con le mani, lo vado a lavorare perché col caldo fa dei brutti scherzi il caldo, ma tantissimi brutti scherzi allo slime. Infatti, come vi dico sempre, mi raccomando, chiudete sempre gli slime in estate, se no si seccano subito. Ok, questo qui è lilla con delle sfumature che è del giallo e lo fa diventare tipo un pescato. Anche questo qui è bello, è bellissimo, però guardate, fa delle striature pazzesche e anche questo profuma di agrumi, quindi penso che per ogni confezione ci siano delle profumazioni diverse. Adesso lo scopriremo insieme. Ma quanto è morbido, cioè ci giocherei tipo tantissimo, è morbidissimo, ve lo posso assicurare. Questo qui lo possiamo, puliamo la scrivania e prendo questo qui. Questo qui è azzurro e verde, che poi è tipo un azzurro molto scuro, abbastanza scuro. Ok, apriamo la confezione, vado subito ad annusare. Questo qui profuma di menta, io ci sento tantissimo la menta. Quale prendo prima? Prendiamo il verde che si è un pochettino mischiato con l'azzurro, ma va bene. E il verde profuma di menta. Sì, 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 tipo menta, qualcosa di molto molto forte. Anche questo qui è bellissimo, cioè mi piace tantissimo perché è morbido, è veramente soffice. Non so se si nota dal video, ma è soffice. Vado a prendere anche questo qui, che è il blu barra azzurro, che ormai è tipo anche messo al verde. E anche questo qui è morbido. Guardate, sembra tipo, non so, non so se notate, ma è opaco e quindi dà quell'effetto tipo seta, ecco. Ecco, a differenza degli altri, questo qui è un pochettino più duretto rispetto agli altri, quindi lo dovrò lavorare ancora di più con le mani, però faccio anche così, ok? Posso, perché sono Corinne e poi gioca ogni 5 secondi. Questo qui è rosa e arancione? Cos'è, tipo rosa e arancione? Qui c'è la confezione, negli altri mancava, quindi devo andare a togliere la confezione. Ok, abbiamo tolto anche la confezione, che poi è la plastica protettiva, e qui ci sono questi due colori che a me piacciono tantissimo, mi ricordano il tramonto. Allora, questi qui profumano di fragola, comunque di frutti di bosco, quindi inizio da questo qui che è un colore bellissimo. Mamma, è tipo un fucsia super acceso, ma molto molto tipo fluo. Vediamo se lo lavoro ancora con le mani, perché questo qui col caldo dobbiamo lavorarlo molto bene, perché sennò rischia anche di perdere un pochettino di liquidi. Lo dobbiamo lavorare, lavoriamolo, lavoriamolo. Allora, anche questo qui risulta abbastanza morbido, ma non come quelli che vi ho mostrato prima, perché li dovete lavorare tantissimo con le mani. Sto notando anche che se noi andiamo tipo così a squisciarlo, viene benissimo a squisciarlo, perché tipo, non lo so come farvelo capire, si scioglie. È come se si sciogliesse tra le vostre mani, ma poi non si scioglie, perché rimane la pasta, rimane lo slime. Guardate,
è molto molto soffice. Mi piace tantissimo. Poi l'odore di questo è wow. Vado a prendere l'altro, che è il colore tipo arancione pescato, come quello che già vi avevo mostrato anche prima, forse, o no? No, questo qui ancora non ve l'ho mostrato. Mi sembrava di sì, perché è molto simile, tipo ad esempio al giallo misto con il fucsia. Infatti poi dovrebbe venire questa colorazione qua, che è bellissima, sembra tipo sabbia. È bello, anche questo qui mi piace parecchio. Fatemi sapere giù nei commenti se magari volete un video dove li vado ad unire tutti, quindi fare una cosa tipo unica che li unisco tutti. Mi ricorda tantissimo lo slime fatto con la sabbia, o comunque con la pasta cinetica, quindi con la sabbia cinetica, ecco. Mi ricorda tantissimo lo slime così. Questo qui invece è una crostata verde e giallo, che poi è un giallo un po' strano, è tipo giallo slime, verde slime, chiamiamolo così. E questo qui profuma, sembra tipo menta, però non riesco a capire, boh, non lo so. Comunque è forte come fragranza, è molto molto forte. Questo verde mi ricorda tantissimo lo slime, stessa cosa questo, quindi questo qui lo chiamerò crostata slime, perché tipo la crostata. Anche questo qui dobbiamo lavorarlo e poi diventa morbido. Che bello, mi piace. Ci sono alcune colorazioni che mi stanno facendo impazzire. Ovviamente i verdi, come sapete, non mi fanno letteralmente impazzire, ma i fucsia, quelli sì. Questo qui è bello, mischiandolo così è bello. Vengono delle sfumature tipo di giallo misto al verde, bello, 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 bello. Andiamo avanti con il prossimo, quale prendo? Questo qui è l'azzurro misto al viola. Spero non sia successo nulla di grave, perché forse col caldo, vediamo. No, si sono semplicemente mischiati un pochettino le colorazioni. Vediamo, forse questo qui è un pochettino più morbido, eh. Vediamo, vediamo, lo prendo insieme a voi. Sì, 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 lo devo lavorare. Oh, che odore però! Ha un profumo pazzesco di mirtillo, questo qui tipo mirtillo, però lo devo lavorare, perché come notate la parte più scura è che il sole ha fatto un pochettino di danni, il caldo, però ecco, tutto sommato poi appena lo lavoriamo si sistema. Perfetto! Questo qui è un colore bellissimo, guardate, anche risulta parecchio elastico, guardate quanto elastico questo qui. Questo colore è veramente bellissimo ed è super mega elastico, bello bello bello, mi piace, mi piace. E poi questo qui, che è un blu azzurro, che si è un pochettino seccato da un lato, vediamo se riesco poi a sistemarlo, ad aggiustarlo un po', sì, forse sì, già lavorandolo con le mani sì. Voi li potete anche mischiare, ripeto, io momentaneamente li lascerò così separati. Mamma mia, che odore questo! Questo qui ve lo straconsiglio alla grande, il lilla, quindi il viola misto all'azzurro, prendetelo, è pazzesco, è pazzesco. Andiamo a scoprire gli altri. Prendo questo qui, che è giallo e fucsia, quindi lo vado ad aprire. Si sono mischiati i colori, guardate, tipo il tramonto. Prendo questo qui, anche tu sei molto molto sudato. Ecco, perché lo slime, se non lo sapete, lo slime tende a sudare, soprattutto quando è estate. Quindi proprio come noi lo slime suda e perde un pochettino di colla, ma è normale, basta lavorarlo e si sistema. Questo qui di cosa profuma? Non lo so, sembra tipo biscotto, qualcosa tipo biscottato, però non capisco, non capisco. Se voi già li avete acquistati, quindi li avete già trovati in edicola, fatemi sapere le fragranze, quindi se voi magari avete indovinato qualche fragranza, se voi ci sentite altre profumazioni in particolare, io poi a fine video vi dirò i miei preferiti. Attenzione, perché questo qui ha perso tanta 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 colla, quindi lo devo lavorare benissimo, mamma! Ok, ce l'ho fatta, l'ho sistemato. Avete visto? Semplicemente maneggiandolo. Lo dobbiamo semplicemente maneggiare senza aggiungere altro, senza aggiungere nulla, perché comunque lo slime è buono, la pasta è buona. E guardate questa colorazione, che bella. Cioè, è bellissimo, tipo un rosa fucsia setoso, setosoissimo al massimo. È bellissimo e poi profuma veramente tanto tanto tanto. È abbastanza elastico anche questo qui. Ok, questo qui lo levo, vado un secondino a pulirmi le mani. Ok, eccomi qui, era successo il patatraccone, ma abbiamo sistemato tutto. Adesso tocca a questo, che è tipo una crostata, metà la pesca, ecco, mettiamola così, e metà i frutti della passione. Ecco, vediamo, il frutto della passione, vediamo se magari mi sbaglio con le fragranze. Annuso.
Invece no, arancia. Questo qui io sento tantissimo, ma tantissimo l'arancia. Per quanto riguarda le colorazioni, avevo pensato invece al frutto della passione, che a me piace tantissimo, anche come profumazione. Questo qui è così. Però guardate che bello anche così, tutto sudato con le sue sfumature. È anche bellissimo così. Questo qui è molto molto elastico, ma guardate, e si abbina perfettamente alle mie unghiette, quindi è molto molto bello. Io a fine video ovviamente vi dirò i miei colori preferiti. E poi questo qui, che risulta molliccio, ma vediamo, vediamo se devo fare come prima o forse non c'è neanche il bisogno. No, ok, tutto a posto, tutto già fatto. Questo qui è un rosa lilla stupendo con delle sfumature di bianco, di qualcosa di molto molto chiaro. Ed è bellissimo, cioè questo mi piace tantissimo. È tipo super spalmabile, ecco, lo definirei anche spalmabile. E mi piace, guardate che bello. Questo qui mi sa che rientrerà tra i miei preferiti, mi sa proprio di sì. Ok, vado avanti con gli ultimi due e prendo questo qui. Questo qui è tipo arancione giallo e verde. Vediamo, apriamo. Qua devo stare un bel po' attenta, se no succede il patatraccone. Inizio da questo qui verde. Lo prendo, ok, lo vado subito a lavorare con le mani. Ecco, questo qui verde risulta un pochettino più duretto, ma devo farlo sciogliere tra le mani. Ok, anche questo qui lavorandolo con le mani ce l'abbiamo fatta. L'unica cosa è che risulta un po' meno morbido rispetto agli altri. Più che morbido non si allunga, ecco, tende a non allungarsi. Vediamo anche se l'arancione è così. Sì, lo devo lavorare molto questo con le mani. Ma caldo cosa mi combini? Guardate il caldo cosa fa, lo lavoro subito. Ok, avete visto? L'ho subito sistemato lavorandolo con le mani. E ahimè, il caldo fa dei brutti scherzi allo slime, però noi siamo bravi, basta lavorarlo con le mani e poi diventa morbidissimo e setosissimo. Questo slime mi sta veramente piacendo tanto. Vado a prendere l'ultima confezione, l'ultima, che è questa qui. L'ho lasciata per ultima perché è successo il patatraccone, penso, non lo so, nello scatolo, è successo il patatrac, quindi lo vado a aprire. Piano, ok, vado a levare anche il tappo. Sembra dei colori unicornosi, però così sembrano dei colori super unicornosi. Qui c'è una bolla gigante. Ok, vado a prendere questo qui rosa, che ormai è un misto fra un rosa e azzurro, quindi mi ricorda il colore degli unicorni. Che odore fa? Ah, che profumo di bubblegum, tipo fragola, un misto fra una bubblegum e una fragola e frutti di bosco. Non lo so, tipo un misto, però fa un odore pazzesco, super mega pazzesco. Questo qui non è molto molto elastico, non so se lavorandolo magari ancora di più con le mani, forse sì, guardate. Se andiamo a fare questo movimento di frizione allo slime, tendiamo infatti a farlo diventare più elastico perché tutte le fibre che ci sono all'interno si aprono e quindi lo slime risulta più elastico. Infatti, perfetto. Ok, prendiamo questo qui e lo vado subito a lavorare. Vediamo se, ok, anche così può anche bastare. E questo è bellissimo. Mamma mia, che bello! Questo mi piace tanto tanto tanto. E guardate, un misto fra azzurro e rosa fa delle sfumature bellissime che ricordano anche la galassia. Quindi questo qui mi piace tantissimo. Ed eccoli qui tutti i nuovissimi Skifidol Fluffy Sweet. Il mio preferito in assoluto è questo qui. Questo qui viola e azzurro, tipo blu, è bellissimo. L'avete visto? È stupendo. Per me è qualcosa di wow. Poi mi piace anche tantissimo questo qui che è tipo stile unicornoso. Il rosa misto all'azzurro. Il fucsia con il giallo, che poi più che fucsia è tipo un rosa molto acceso. E poi anche questo qui che è il lilla con l'arancione. Sono veramente bellissimi. Per il resto questo slime mi ha colpito parecchio, è molto morbido e soffice ed è super mega profumato, quindi promossissimo. Se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like. Io vi mando un grandissimo bacio, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolcinicorni.